degli attacchi subiti a due diverse nostre sedi diplomatiche, quella di Barcellona e quella di Berlino. A Berlino è stata incendiata un'auto con targa diplomatica, a Barcellona è stata infranta una vetrata del palazzo che ospita la sede diplomatica e imbrattata di vernice la parete dell'ingresso della sede diplomatica italiana. Andiamo subito a collegarci in diretta con la Farnesina, c'è la nostra Simona Vasta. Simona, la pista che viene seguita in questo momento è una pista anarchica. A te. Sì, esattamente, una pista anarchica che è la stessa che poi è stata seguita per quello che è stato l'attentato all'ambasciata greca di qualche mese fa e che vide coinvolta proprio il primo consigliere dell'ambasciata Schlein, ma in questo caso comunque si attende, la procura attende l'informativa della Digos e anche del Ross dei Carabinieri proprio per avviare quelli che sono i fascicoli di indagine relativi a questi due atti molto gravi che vengono condannati dall'intero arco parlamentare, in particolare dal Premier Meloni, in questo momento impegnata insieme al Ministro degli Esteri Antonio Tajani e a quello dell'Interno Matteo Piantedosi in una missione in Libia, però appunto la stessa Premier ha voluto sottolineare come queste sono atti che preoccupano perché prendono di mira proprio le nostre sedi diplomatiche all'estero. Abbiamo detto è stato dato fuoco all'auto del primo consigliere dell'ambasciata italiana a Berlino, Luigi Estero, ma poi appunto gli atti vandalici che sono stati commessi contro la sede consolare a Barcellona. Tutti atti che appunto sui quali si deve indagare e sui quali, come dicono anche i presidenti di Camera e Senato, si deve capire quale sia la finalità e la regia. Per il momento appunto dicevamo si attende le informative di Ross e Digos per il Tribunale di Roma che poi dovrà aprire, per la Procura di Roma che dovrà poi aprire appunto i fascicoli di indagine, ma la pista più accreditata sembra essere proprio quella anarchica. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Simona. Giorgia Meloni che è...